Sindaco Ciarapica è attivo da giovedì questo sistema di prelievi drive-in qui nella zona stadio di Civitanova. Quali possono essere secondo lei i vantaggi di questo sistema che vede la collaborazione tra pubblico e privato? Noi abbiamo dato risposta a un'esigenza che era quella dei cittadini di poter fare un tampone in un luogo sicuro, infatti qui viene fatto all'aperto nella modalità drive-in anziché magari un laboratorio privato dove c'è magari anche paura e timore di essere più esposti a rischio contagio. Dall'altra parte un orario molto ampio perché dalle 8:30 del mattino alle 18:30 di sera, 7 giorni su 7, quindi non serve appuntamento, la persona arriva, si mette in fila, aspetta il suo turno e nel giro di 10 minuti viene data la risposta. I numeri che sono stati effettuati sono numeri alti perché giovedì abbiamo avuto 132 tamponi, di cui 7 positivi, ieri 139 tamponi, 15 positivi. Quindi è un modo anche per intercettare in maniera più veloce i positivi e metterli in quarantena. Infatti il sistema si basa su questo principio: la persona che è positiva viene immediatamente segnalata all'ASL e finisce nelle liste delle persone che devono osservare un periodo di quarantena. Ora noi abbiamo iniziato mercoledì, perché siamo qui come supporto, diciamo, alla Protezione Civile, sia per dare un attimino che tutto funzioni, che vengono parcheggiate le macchine in modo idoneo, e abbiamo montato una tenda P88, l'abbiamo montata di sera e di notte praticamente con il gruppo Fari, perché durante il giorno non c'avevo personale per il montaggio. Comunque, diciamo che noi siamo sempre a disposizione per poter dare un contributo per realizzare questi tamponi che secondo me è strettamente, strettamente necessario, soprattutto per fare un censimento di com'è la situazione attuale della positività.